Allora, scusatemi se non ho preso la parola all'inizio, ma eravamo ben rappresentati dal vice sindaco, anche perché il tema della sicurezza è avvertito da tutta la giunta. Ovviamente parlare di sicurezza potrebbe significare parlare senza fine e discutere di tutto. Del resto anche nei vostri interventi, che ho ascoltato con grande attenzione, dai quali sono stato molto sollecitato, è chiaro che avverto tante sollecitazioni e avverto anche certe volte un po' delle improvvisazioni, perché il tema della sicurezza è un tema di cui bisogna anche avere competenza. Il resto è il momento in cui il presidente della stessa commissione antimafia si è improvvisata specialista di antimafia, antropologa, psicologa, sociologa e storica. Da quel momento in poi ognuno può parlare di sicurezza ed è giusto che sia così. Perché io penso che in questa materia le libere energie intellettuali si debbano esprimere ed è giusto che ognuno possa dire quello che ritiene. Io vorrei dire una prima cosa, che è compito nostro metterci sempre la faccia, però anche non caricarci di responsabilità che non sono le nostre. Noi possiamo anche auspicare che si vada verso un sistema anglosassone. Io per la verità non sono d'accordo, però se ne potrebbe anche auspicare. Se uno va a New York, chiaramente può chiedere al sindaco di New York come ha inteso organizzare dalla mattina alla sera le forze di polizia nel suo territorio. Noi ci siamo fatti promotori, non ne ho sentito parlare oggi e perciò cerco di introdurre temi magari non toccati, di una riforma che pende presso il governo sulla sicurezza urbana, dove anche in linea con alcuni interventi che avete fatto si danno più poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana, soprattutto in materia di ordinanze, in materia di decoro, in materia di riqualificazione, ed è un disegno di legge che sto anche portando avanti personalmente. Perché sarà quel disastro che hanno descritto Moretto e altri, sui quali poi ritornerò, però sta di fatto che alla nostra città è stata data anche la delega di esprimere diciamo, le politiche del futuro sulla sicurezza e nel contrasto alle mafie. Quindi vuol dire che evidentemente una qualche competenza, magari anche a torto, però ce la siamo conquistata. Quel disegno di legge sta andando avanti e mi auguro che qualcuno di voi ci dia un consiglio. Ci dia un aiuto più che un consiglio. Io poi vorrei tornare su un passo, perché mentre noi non abbiamo mai avuto responsabilità di governo nazionale, in questo Consiglio Comunale siedono tanti consiglieri che hanno fatto parte di tanti governi nazionali, intendo come forze politiche, non personalmente. Allora io credo che da quel punto di vista, più che chiedere al sindaco di essere disponibile, perché io non sono disponibile, sono di più. Cioè avanzo proposte, sto ai tavoli, sto ai comitati, vado al governo, magari di aiutarci in sede nazionale, in sede governativa, in sede parlamentare, di mettere in campo le cose che noi non riusciamo a vedere. Per esempio, non me ne vogliano a male coloro che l'hanno proposto, perché lo dico con grande rispetto, secondo me chi sostiene che debba essere utilizzato l'esercito contro il crimine organizzato non ha competenza in materia di lotta al crimine organizzato. Basta parlare con qualsiasi questore, qualsiasi comandante provinciale, fino anche con qualsiasi capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che vi dirà che i militari non servono a sconfiggere le mafie. I militari semmai servono, e su questo io l'ho detto sempre, a presidiare alcuni obiettivi sensibili che ancora attualmente a Napoli, come in altre parti del nostro territorio nazionale, vengono presidiati da poliziotti, carabinieri e finanzieri. È statisticamente provato in tutte le parti del mondo che laddove si è poi arrivato a un pattugliamento di militari, questo non producono nessun rafforzamento della lotta al crimine, semmai producono depauperamento dei centri della città e delle periferie, provocano paura, allontanamento dalla città. Tra l'altro costa. Quindi gli stessi soldi che vengono impiegati, qualora dovesse essere, ma mi auguro che questo governo non lo faccia, impiegato l'esercito per pattugliare addirittura le strade delle nostre come di altre città, le stesse risorse potrebbero essere utilizzate per dare benzina, macchine e risorse alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza e
e soprattutto alla polizia, per esempio, municipale, visto che noi siamo amministratori locali e la polizia municipale è organica nella nostra amministrazione. Noi, per esempio, abbiamo chiesto, e l'ho chiesto io personalmente, che le polizie municipali venissero inserite nel compartimento sicurezza del nostro paese, quindi non siano dipendenti comunali come altri, ma che rientrino nel circuito della sicurezza nazionale. Mi fa piacere che il Partito Democratico, attraverso il consigliere Borriello, dica che voglia sostenere questa cosa con un ordine del giorno e altro, ma noi siamo andati molto avanti. Io qua ho presentato personalmente la proposta al Ministro dell'Interno a fare. Il patto di stabilità, se viene anche solo un attimo modificato dal governo, basta un comma, basta una virgola, basta poco, noi possiamo far scorrere quelle graduatorie di cui poc'anzi si è parlato e quindi assumere anche giovani e mettere più persone all'interno del nostro territorio come polizia municipale. Poi che cosa può fare un'amministrazione? Io non sono d'accordo, cioè, è chiaro che Napoli, avete posto un tema molto interessante, Napoli città normale? Beh, sarà mai una città normale? A parte che io non so che cos'è la normalità, ma qua entreremo, poi anche io posso rischio di fare come la Bindi che mi improvviso filosofo, antropologo, sociologo e non lo voglio fare. Sicuramente è una città che difficilmente nella storia è stata una città normale, però proviamoci a sforzare a farla diventare quanto più ordinaria possibile. Allora, io credo che le due armi determinanti per sconfiggere le mafie sono che la politica interrompa qualsiasi tipo di canale con la camorra. E per quanto mi riguarda, questa è la storia di una vita e per quanto mi riguarda è la storia dell'amministrazione, della giunta che ho l'onore di guidare. E l'altra è la rivoluzione culturale sulla quale poi ritorno. Poi, caro consigliere Moretto, non è vero che in 20 anni non è cambiato niente. Sono cambiati anche dei simboli, che non sono solo simboli, ma sono anche corpi, anime e cuori che si schierano. Lei con grande sensibilità, e l'ho apprezzato, lo dico con sincerità, ha ricordato un grave omicidio che accadde a Salita Arenella nella nostra città, citando la mamma di Alessandra Clemente. Bene, il fatto che oggi nella città di Napoli, oltre ad esserci un sindaco che è stato eletto con magistrato, ed anche un magistrato non burocrate, un pessimo magistrato, ma sicuramente io non ho fatto il magistrato burocrate e mi sono schierato, talmente schierato che ho pagato proprio per schierarmi su quei poteri di cui anche oggi si è parlato. Bene, che oggi i giovani, almeno nell'amministrazione della nostra città, come politiche giovanili, siano guidate da una donna che non è scappata, è rimasta e ci ha messo la faccia, vuol dire che è chiaro che non è sufficiente, perché la strada che dobbiamo fare è lunghissima. Io non so quando la camorra sarà sconfitta, ma so che noi non stiamo facendo il passo del gambero, cioè noi la strada l'abbiamo intrapresa ed è una strada molto forte che ha anche delle caratterizzazioni significative. Noi abbiamo interrotto i processi di esternalizzazioni selvagge. Anche chi oggi viene considerato come uno dei possibili avversari per la prossima campagna elettorale passa alla storia per essere stato il padre di tanti commissariamenti: commissariamento della sanità, commissariamento dei trasporti, commissariamento dei rifiuti. I rifiuti non è tema se sei stato competente o non sei stato competente, sono scelte diverse. All'epoca si pensava che con l'emergenza si poteva in realtà arrivare a una soluzione finale, quel tipo di politica portava sostanzialmente a creare emergenza sull'emergenza, affidamenti esterni, subappalti, esternalizzazioni, bobcat, autocarri che andavano da una parte all'altra, discariche, progetti di incenerimento. Bene, io credo che noi abbiamo detto senza avere una risorsa, senza avere denari, con i tagli nazionali, col predissesto, con 1,5 miliardi di debito, con 850 milioni di disavanzo, senza un euro abbiamo chiuso le discariche, abbiamo detto no all'inceneritore, cerchiamo a fatica di portare il porta a porta. Certo, la città non è pulita come vorremmo, ma quel sistema l'abbiamo sconfitto sicuramente, quello delle persone che volevano lucrare da quel punto di vista. Gli asili nido si aprono. I governi centrali ci volevano far chiudere la refezione, non ci volevano far assumere le maestre, ci volevano far chiudere gli asili nido. Chi ha firmato quegli atti e si è preso le denunce? Chi vi sta parlando in questo momento? Le politiche sociali, la cultura, il ministro Franceschini taglia i teatri,
e noi proviamo a dargli locali. Ci sono giovani che vanno a inserirsi in luoghi abbandonati della città, ruoli derelitti, luoghi che non sono più di nessuno, che erano abbandonati. Sono occupatori abusivi? No, sono persone che liberano la città dal degrado, e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Diversi sono i camorristi che occupano, che vanno cacciati, e dobbiamo fare ancora tanto, le sollecitazioni non sono mai poche, è bene che vengano anche da quest'Aula. Insomma, poi certe volte io penso che questa città forse è fin troppo viva. Invito tutti, senza che nessuno se ne voglia male, non faccio casi comparativi, se no si apre una polemica, andate a visitare qualche altra città, anche qualche altra città italiana. Vedete dopo le 20 quanta gente c'è per strada. Vedete alle 22 se volete andare a mangiare in una trattoria e riuscite a mangiare. Vedete se aprono bed and breakfast o case vacanze come stanno aprendo nella nostra città. Anzi, noi abbiamo un problema opposto, che c'è il conflitto tra la movida notturna e i residenti, che dobbiamo affrontare, che anche quello è un tema della sicurezza e del degrado della nostra città. Beh, è una città viva, è una città creativa. Voglio dire ad Enzo Moretto, che le ascolto sempre con molta attenzione, a proposito del turismo, Enzo, tu hai detto è merito di Dio. Io dico è merito dei napoletani, e te lo dico da credente. Sai perché? Perché Dio c'era pure 5 anni fa. E io mi ricordo com'era Napoli nella primavera del 2011. Io avevo un piccolo studiolo a Via Toledo e zombavo sulla Monnezza e si faceva fatica a scoprire un turista, e quando stava a Bruxelles diceva: tu di dove sei, collega? Di Napoli? Ah, Monnezza. I turisti se oggi stanno qua è merito di tanti che ci hanno creduto. Io non mi voglio piare nessun merito, se non quello di valorizzare quello che il Padre Eterno, la storia o l'arte avevamo, e che qualcuno, politici incapaci, corrotti, affaristi, avevano sostanzialmente ferito, e che oggi pensano anche di voler farci la morale su come si debba governare la città. Noi li ascoltiamo con grande attenzione, ovviamente, perché noi siamo umili e non abbiamo la presunzione dell'ottimo. Anzi, io mi arrabbio ogni giorno con me stesso, mi guardo allo specchio, non sono contento, vorrei fare tante cose, ci sono tantissime altre cose che non riusciamo a fare. Però so per certo che la camorra non bussa proprio alla nostra porta, la camorra dei poteri forti, dei colletti bianchi. Invece ci metto la faccia nei luoghi di confine, nei luoghi del grigio. Non giudico, non mi devo schierare tra i carabinieri o tra Davide Bifolco, perché nella mia vita io sono schierato, ho vissuto più con carabinieri, poliziotti e finanzieri che con mia moglie e con i miei figli. A proposito di Simona Molisso, che diceva del rapporto che uno può avere con le forze di polizia, e mio figlio di 6 anni che un giorno mi ha chiesto: papà, ma è vero che quando facevo il magistrato e tenevo la macchina blindata e c'era un rischio forte, giravano con la pistola in pugno i carabinieri che mi accompagnavano a lavorare? Un giorno mio figlio di 6 anni, al quale sbagliavo perché non gli spiegavo che cosa significava fare il magistrato in Calabria, disse: papà, ma è vero che un giorno devi morire? E io ci dico: è vero che un giorno di questi ti ammazzano? E gli dissi: ma che dici? Me l'ha detto un compagno di classe. E da allora che ai miei figli dico tutto. Dico chi sono i carabinieri, chi sono i poliziotti, chi sono i finanzieri, dove sta il bene e dove sta il male. Ma questo non mi crea difficoltà andare né dalla famiglia Bifolco come dalla famiglia Cesarano, perché io so che cos'è la Costituzione Repubblicana all'articolo 27, la funzione rieducativa. Io, se anche solo, come ha detto Elena Coccia, possiamo dare un'opportunità a una persona anche che ha sbagliato, noi abbiamo vinto, è là che c'è la rivoluzione culturale. Io andrò sempre, da sindaco di strada, da sindaco istituzionale, da ex magistrato, io andrò sempre in quei luoghi, perché in quei luoghi dove impari a non giudicare, perché anche chi ha sbagliato nella vita magari non ha avuto l'opportunità di scegliere. Allora ecco perché certe volte mi arrabbio anche con me stesso, perché non riusciamo a dare tutte le strade per poter scegliere ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri figli, che non sono la paranza criminale della nostra città, sono la gioia della nostra città. Io penso che questa è una città che si è schierata contro la camorra, e si è schierata anche in questo Consiglio Comunale, dove io ho sentito discorsi importanti, dove noi abbiamo l'umiltà anche di prendere suggerimenti, anche da parte di chi non la conosce più la nostra città, anche da parte di chi la vive da lontano. Però sono convinto che ci dobbiamo calare nei vicoli di Napoli, calare, andare a tendere le mani, abbracciare. Ebbene, mi auguro che invece di spendere tanti soldi per la militarizzazione del territorio, per non spendere tanti soldi perché fra qualche giorno probabilmente contribuiremo a bombardare la Siria, oppure a fare le esercitazioni NATO
nel nostro Golfo portando armi nucleari, probabilmente se dessimo un po' di soldi per quell'emergenza abitativa di cui avete parlato, per qualche asilo nido in più, per qualche maestro di strada, per qualche altra cosa, noi tutti insieme faremo rivoluzione culturale, occupazione, lavoro, lotta alle mafie, perché le mafie in realtà vogliono la città insicura, le mafie sono particolarmente terrorizzate dall'idea che ci sia un risveglio civile definitivo nella nostra città, che ci sia una rinascita culturale, perché se ci fate caso, quando noi riusciamo ad andare per strada evitando quella preoccupazione che avete raccontato di uscire per strada la sera e ci stiamo noi e non ci stanno quella piccola minoranza, quelli se ne vanno, sono loro che scappano. Ecco perché si sta giocando una lotta importante nella nostra città. Allora potrei citare tante cose, quello che abbiamo fatto sulla trasparenza, sull'anticorruzione, sulla costituzione di parte civile nei processi di femminicidio, della Camorra, tutto quello che è stato fatto in materia di lavoro. Giustamente il consigliere Rinaldi ha fatto molto bene, ha citato il lavoro, perché tu puoi anche tendere una mano anche a chi è stato in carcere, anche a chi sta in Isida, anche a chi ha fatto formazione, poi se esce e non trova lavoro, è compito del nostro sindaco, consigliere, assessore, non credo che noi possiamo dare lavoro e soprattutto non lo dobbiamo promettere, però possiamo creare le condizioni perché in questa città si possa investire. E beh, io devo dire la verità, ci sono industria turistico-culturale che dipende anche molto da noi, la stiamo rilanciando, le attività commerciali, le attività dell'artigianato, i giovani, insomma io vedo una città in cui si sta creando anche una rete importante. Sono state ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, me ne sono reso promotore, ho fatto proposte, sarà la coincidenza, ma l'ultimo comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha accolto le proposte che noi dicevamo da mesi, videosorveglianza, sulle quali abbiamo fatto un grande lavoro, mezzi ordinari, più pattuglie per strada, più intelligence, più qualità. Lo dicevamo da tempo perché il sindaco non ha mai sottovalutato. Quando ci sono stati i primi omicidi qualche mese fa, io penso di aver essere stata non meno di 10-12 comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica nel 2015, promossi da noi, su Piazza Bellini, sulla sanità, su Ponticelli, su Forcelli, dove io sono andato con proposte precise. E voglio anche dire, ad onor del vero, che in questo momento storico, soprattutto negli ultimi mesi, e questo ci deve far stare più sicuri, se posso usare questa parola, c'è il momento migliore di collaborazione tra le istituzioni della nostra città, in particolare tra il sindaco, l'amministrazione comunale, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine. Questo prefetto, io devo dare atto di essere una donna prefetto molto brava, molto competente, molto sensibile, molto democratica. Quindi insomma la città non è abbandonata, la città è sicura, è chiaro che non lo è, ma come non lo sono tantissime altre città del mondo. Però è una città dove le persone vengono e vi potrà piacere o no, amici e amiche dell'opposizione, riceviamo anche parecchi complimenti, gente che viene impaurita perché legge i giornali, sente le storie e se ne va, come diciamo noi, cariche di meraviglia, dicendo abbiamo visto i problemi che ci stanno a Milano, ci stanno a Roma, insomma tanti altri problemi, però vediamo una città viva, una città ricca, una città piena di energie, una città con una cultura diffusa e molto forte sul territorio. Anche sulle scuole, io non mi voglio dilungare, le scuole aperte, le politiche sociali, guardate, noi avremmo potuto crollare, invece noi barcolliamo, ma non molliamo, che barcolliamo, anche io in questo momento barcollo, perché tutti quanti barcolliamo, tutti quanti stiamo là sotto il tiro incrociato, ma non molliamo perché crediamo che questa è la strada giusta. Poi, voglio dire, cercheremo di far comprendere a ognuno, come ha detto anche il questore qualche giorno fa, che si deve schierare, e questo è chiaro, contro la Camorra bisogna schierarsi, non bisogna essere umbilicale. Non lo dimenticate quel cordone umbilicale, lo dico soprattutto per chi ha governato per 20 anni prima di noi, io non mi identifico, lo dico al consigliere Nonno, al consigliere Moretto e anche ad altri, io non appartengo a quel centrosinistra, posso essere peggiore, anzi probabilmente sono peggiore di Ervolino e Bavasonata storia, non mi accomunate almeno personalmente a quelle persone, innanzitutto perché noi abbiamo rotto un cordone con certi interessi che erano molto forti in una parte della borghesia della nostra città, che la Camorra non si sconfigge solo per strada andando a individuare gli esecutori e i mandanti dell'omicidio di Jenny, di,
aspetta un attimo, non ti preoccupare, ci sono andato tante volte, di Jenny Cesarano. Fammi parlare però, Tonino, non ti ho interrotto. Diciamo che la parte più pericolosa della camorra e delle mafie è quella che si infila negli appalti, è quella che si infila nelle consulenze, è quella che poi va a braccetto con la politica e che poi decide dove devono andare i soldi pubblici, dove non vai a favorire la concorrenza del mercato e gli imprenditori, ma i prenditori, di cui anche in questo periodo ce ne sono diversi che si agitano nella nostra città. Quindi io credo che noi abbiamo messo in campo politiche di cambiamento che sono dell'antimafia dei fatti dal punto di vista istituzionale e l'antimafia dei fatti dal punto di vista sociale. C'è tanto da fare. Chiaramente anche su questo abbiamo potuto sicuramente fare degli errori, probabilmente non le situazioni, dobbiamo fare molto di più, la strada è lunga, però insomma in questi 4 anni i segnali sono stati forti e ci vengono riconosciuti. Siamo stati anche tra i primi che abbiamo firmato tutti i protocolli sull'anticorruzione, sulla trasparenza e andiamo avanti in questa direzione con molta nettezza e con grande forza. E sicuramente, e chiudo su questo, noi vogliamo avere un dialogo con tutti, abbiamo un dialogo con tutti, vi ho citato prima le autorità locali, io sono rimasto molto favorevolmente colpito dall'intervento del Presidente Mattarella l'altro giorno a Ponticelli, che secondo me ha chiuso definitivamente la ferita istituzionale aperta dal Presidente Bindi. Certo il Sud non riparte con le politiche che ci sono state annunciate in questi giorni dal governo nazionale. Cito 3 casi e chiudo, che sono 3 strade che fanno molto bene alla mafia, non alla liberazione delle mafie, indipendentemente dalla volontà del Presidente del Consiglio. Il ponte sullo stretto, le grandi opere pubbliche, sappiamo a chi fanno bene le grandi opere pubbliche, le trivellazioni, di cui ogni giorno ci dicono che dobbiamo trivellare e scavare, e i commissariamenti. Guardate, vi voglio portare, chiudo su questo, un po' di esperienza da magistrato e da sindaco. I commissariamenti non hanno mai prodotto nulla di buono, semmai sono i commissari che possono essere utili, i commissari della Polizia di Stato, e li abbiamo auspicati se ci danno più risorse e più mezzi. I commissariamenti producono sempre concentrazione di interessi e i commissariamenti sono stati fortemente voluti in questi 20 anni e tutte le inchieste giudiziarie più pesanti degli ultimi anni sono passate dal sistema della Protezione Civile S.p.A., dai commissariamenti che si sono intrecciati con le inchieste dell'AP2 e dell'AP3 e da ultimo i commissariamenti striscianti che si vanno a fare in parecchie parti d'Italia e nemmeno tanto striscianti, alcuni formali, anche nella nostra città. Allora quando noi ci battiamo contro il commissariamento ci battiamo perché siamo convinti che quel tipo di procedure sono assolutamente procedure che non vanno contro la lotta alle mafie ma favoriscono un sistema. Ecco, nella città di Napoli si stanno provando a costruire pratiche autonome, diffuse, di liberazione di energie, che a qualcuno possono non piacere, a me piacciono tantissimo, il fatto di vedere una città dove ci sia una pluralità di idee, un grande dibattito, un grande impegno, il proliferare di associazioni e comitati nella nostra città significa molto lotta alle mafie, significa molto rivoluzione culturale, significa molto rinascita e vi assicuro, vi può piacere o no, ma questa realtà napoletana un po' alla volta la stanno cominciando, nonostante il sindaco e quindi grazie ai napoletani, la stanno incominciando ad apprezzare anche in Italia e anche all'estero, perché credo che chi ha competenza in questi settori sa che le mafie non si sconfiggono con le politiche securitarie. E chiudo veramente, anche in Anci ho fatto questo dibattito, molti miei colleghi sindaci pensano che la sicurezza e la lotta alle mafie si fa vietando, vietando, vietando. Le logiche del divieto non portano molto lontano. Se tu vieti manifestazioni, vieti cortei, vieti le associazioni, vieti le contaminazioni tra culture e tra popoli, produci solamente respingimento, odio e diffidenza. In questa città, tra mille difficoltà, stiamo provando a creare una grande comunità di differenti e di diverse. Non è con la logica del divieto. Semmai dalla politica ci si aspetta di contrastare la mafia, quella che è diventata Bindi, sono molto forti e stanno proprio dalla parte loro, cioè stanno proprio in Parlamento, in governo e nelle istituzioni centrali. E di questo io mi assumo personalmente la responsabilità di quello che sto dicendo, perché l'ho viste con i miei occhi e le ho combattute per 15 anni. Allora, se quella politica
invece di venire qua e dirci che noi siamo geneticamente collegati con la camorra, ci aiutasse a contrastarla da là, da dove si è infiltrata, talmente infiltrata che non si parla manco più di collusione, come parlava Giancarlo Siani, ma di organicità tra mafia e sistema politico e sistema istituzionale, vuol dire che questo cancro sta per diventare metastasi. È solo una ribellione popolare che venga soprattutto dal sud, con la dignità che noi sappiamo avere, potrà liberare definitivamente il nostro paese. Noi lo faremo sicuramente fino all'ultimo giorno in cui io sarò sindaco di Napoli, poi deciderà il popolo se continuare o meno questa attività di ribellione da un sistema affaristico, clientelare e mafioso, oppure cambiare verso, come piace dire al Presidente del Consiglio Matteo Renzi.